tra i giocatori e un allenatore non c'è appunto stima, non c'è affetto umano, e difficilmente queste due componenti andranno avanti insieme. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario detto il Darion e oggi siamo qui riuniti per chiudere la parentesi Atalanta-Napoli, visto che domani c'è già la vigilia di Real Madrid-Napoli. E in questo video voglio parlare insieme a voi di un ultimo, secondo me, tassello fondamentale che ci ha lasciato Atalanta-Napoli. Ieri ci siamo concentrati un po' più sul campo e un po' più sull'analisi, tra virgolette, del campo facendo le pagelle. Se ve le siete perse, ve le lascio qui in alto nelle schede. Oggi affrontiamo un altro tema che secondo me è fondamentale. Però prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, ragazzi, mi raccomando, tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono, è totalmente gratuito, non dovete spendere nemmeno un centesimo. E poi ogni volta mi sbaglio. Qua, cioè, ci sono gli altri social, se volete seguirmi anche su Instagram, TikTok e tutti gli altri social. Introduco questo argomento tornando un po' indietro. Andiamo alla conferenza stampa prepartita e approfitto per fare una brevissima parentesi, ragazzi. Io vi devo chiedere scusa per il video sulla conferenza stampa perché è un video incompleto. Perché quel video è incompleto? Faccio una brevissima parentesi su questo. Venerdì avevo da fare un servizio e quindi la conferenza stampa in diretta non me la sono vista e mi sono affidato a un sito. Non dico il nome del sito. Vedendo poi dopo, con più calma, vedendo anche in giro sui social, c'erano delle parole che io nel video non avevo detto, non avevo commentato. E quindi vi chiedo scusa per questo. Poco comunque dalla prossima volta ho deciso che farò in modo diverso. Comunque, chiusa questa parentesi. Nella conferenza stampa prepartita, Mazzarri disse una cosa fondamentale che secondo me è alla base un po' della vita lavorativa in generale. Mazzarri in conferenza prepartita disse precisamente questa frase: le squadre devono avere feeling col tecnico. Quando vuoi bene e stimi l'allenatore, corri anche per lui. E ragazzi, questa frase, come ho detto prima, in generale nei lavori, ma nella vita proprio in generale, è importante che ci sia il feeling. Se tu non crei un rapporto comunque umano, genuino, buono, positivo con chi ti sta vicino, in un ambiente lavorativo comunque tu lavori male. Avere un rapporto umano di stima, comunque di simpatia, di volersi bene, è un qualcosa che va a migliorare un po' l'atmosfera generale. E questo, ragazzi, nel calcio è forse una delle cose più importanti in una squadra, perché se tra i giocatori e un allenatore non c'è appunto stima, non c'è affetto umano, è difficilmente queste due componenti andranno avanti insieme. E questa cosa, ragazzi, l'abbiamo vista con Spalletti l'anno scorso. Tra le tante componenti che ci hanno portato a vincere l'anno scorso, una importante sicuramente era quella del feeling, del bel rapporto che c'era tra Spalletti e la squadra. Era proprio un rapporto, possiamo chiamarlo paterno, cioè Spalletti era un po' il papà di tutti i giocatori nello spogliatoio, cosa che probabilmente Garcia non ha fatto, perché Garcia, oltre a essersi dimostrato presuntuoso, arrogante col fatto di dimentichiamo il passato non l'ho visto, oltre a fare questo, Garcia probabilmente era anche un po' freddo, distaccato, non si era creato quel legame affettivo con i giocatori. Basta vedere Kvara che lo manda a fanculo, poi Politano, poi Osimhen, cioè si capiva che tra la squadra e l'allenatore non si era creato quel rapporto proprio umano, cosa che probabilmente sta succedendo con Mazzarri. Cioè Mazzarri arriva in 10 giorni e pare che si sia già creato questo feeling che con Garcia in 2 o 3 mesi non c'era mai stato. Ora, questo feeling in Atalanta-Napoli, ragazzi, si è visto, si è visto. E ci sono varie immagini che dimostrano che sta nascendo questo feeling. Ecco, io voglio parlare di nascita di feeling, non di feeling già instaurato, perché comunque sono 10 giorni, cioè tu in 10 giorni non penso che riesci a creare un feeling così incredibile, però si stanno mettendo le basi. E le immagini quali sono? Magari Politano che sorride vicino a Mazzarri che gli sta parlando, Elmas che fa la foto con Mazzarri tutto contento e felice, questa è dopo la partita, ma
la foto più emblematica, secondo me, della nascita di questo feeling tra Mazzarri e la squadra è quella con Kvara, che lo abbraccia e gli dà anche un bacio. Cioè, ragazzi, questi piccoli gesti non sono piccoli, cioè sono gesti enormi, sono gesti che ti fanno comunque capire che si sta creando qualcosa di bello con Mazzarri. Io vi dico la verità, comunque chi mi segue giornalmente lo sa, quando è arrivato Mazzarri, oltre a essere, diciamo, un filo di nostalgia, di comunque. Ripeto, è stato il mio primo mister, quindi un po' di affetto nei suoi confronti lo provo. Però ho sempre detto che voglio vedere se si è aggiornato. Comunque avevo dei dubbi su di lui. Vi dico la verità, dopo la partita, questi dubbi stanno sparendo. Stanno sparendo, però non totalmente. Cioè, nel senso, lato umano, vedo già dei grossi miglioramenti, dei netti miglioramenti rispetto a Garcia. E quando c'è il miglioramento nei rapporti umani, quando c'è il legame affettivo tra due componenti, ragazzi, allora le basi per far bene ci sono. Come ha detto anche Mazzarri prima, se tu vuoi bene all'allenatore, cioè fai il doppio, il triplo di quello che faresti. Vi ricordate quella frase che non mi ricordo se era tipo Ibra che disse con Gattuso ci andrei in guerra, una roba del genere. Cioè, sono quelle frasi che ti fanno capire che tu comunque dai l'anima per una persona se la vuoi bene. E questo secondo me sta succedendo con Mazzarri. Cioè, i giocatori darebbero la vita per Mazzarri. E questo, ragazzi, è fondamentale, perché se c'è questo vuol dire che poi ci sono tutti i presupposti per andare avanti insieme e per poter fare qualcosa di importante. Quindi la foto di Kvara che abbraccia Mazzarri e gli dà il bacio è un segnale fortissimo di come Mazzarri comunque ha fatto breccia nei cuori dei giocatori, ecco, e approfitto di questa frase per collegarmi poi al post partita, perché poi nel post partita sono arrivate anche le conferme da parte di alcuni giocatori, specialmente da Di Lorenzo. Ragazzi, noi ce li ricordiamo le parole di Lorenzo quando c'era Garcia, che tutto faceva presagire fuorché questa grande empatia col mister. Invece Di Lorenzo arriva, la prima cosa che dice: Mazzarri ha saputo toccare le corde giuste. Poi vabbè, ha parlato poi anche di nozioni tattiche, ha detto, diciamo, che in questi giorni hanno lavorato sullo stare più corti e più alti con la linea difensiva, però io in questo video voglio soffermarmi sulla frase precedente: ha toccato le corde giuste, e probabilmente lo ha fatto anche perché, diciamo, Mazzarri tutto possiamo dirgli, però una cosa certa è che lui è esperto, perché ha sulle spalle 20 e passa anni di carriera, e quindi certe cose sicuramente le sa fare meglio di altri. Probabilmente, ragazzi, è una questione anche di carattere. Cioè, su Garcia si diceva anche in modo abbastanza scherzoso: è francese, ha il carattere del francese rude. Invece Mazzarri sembra essere totalmente l'opposto. Oltre a Di Lorenzo, poi anche lo stesso Mazzarri nel post partita ha detto che è nato un feeling, perché alla domanda su Kvara, lui ha risposto, comunque nel finale della risposta dice: con questi ragazzi è nato un feeling. Tutte queste cose che vi sto dicendo adesso, tutti questi presupposti, comunque mi stanno dando buone sensazioni in vista del futuro. Io lo dico senza problemi, tanto poi se non succede pazienza. Tanto già coi pronostici vengo preso per il culo, non è quello il problema. Io sono convinto che con Mazzarri vinceremo un trofeo quest'anno. Me la gioco sulla Supercoppa, che sono due partite, però io sono convinto che Mazzarri a fine stagione porterà a casa un trofeo. Perché se alla base di un progetto c'è l'affetto umano, c'è il rapporto di stima e di affetto, dal mio punto di vista non puoi che fare bene. Chiudo il video facendo vedere questa cosa. Allora, ieri sera Inter e Juve hanno pareggiato. Tra parentesi, una partita oscena. Cioè, ragazzi, oscena. Il Milan ha vinto, la Roma ha vinto, poi la Fiorentina ha perso e oggi gioca il Bologna. Ora io qui mi accodo a quello che ha detto Mazzarri, cioè per il momento lo scudetto dimentichiamocelo, però intanto due punti si sono rosicchiati al primo posto. Domenica c'è Napoli-Inter. Ecco, Napoli-Inter, se finisce come tutti noi speriamo, possiamo cominciare a tornare a parlare di scudetto, perché poi sarebbero 5-6 punti se poi la Juve vince a Monza. Noi comunque con la vittoria di Bergamo abbiamo messo un mattone importantissimo
per quanto riguarda la Champions League, perché tu adesso hai 3 punti sulla quinta e vi ricordo che attualmente il quinto posto vale la Champions League, quindi tu potenzialmente hai 4 punti sulla sesta. Il succo della questione qual è? Il rapporto umano alla base è sempre una bella cosa che ti spinge a dare quel qualcosa in più. Poi ovviamente ragazzi, Mazzarri deve lavorare anche su altre cose, non solo sul feeling, perché problemi tattici ne abbiamo. C'è da sistemare questa difesa che continua a prendere gol. C'è da capire perché nel secondo tempo crolliamo così verticalmente. Quindi problemi ne abbiamo e Mazzarri avrà tanto da lavorare. Poi abbiamo gli infortuni, quindi c'ha tante gatte da pelare Mazzarri. Però alla base il rapporto umano ti aiuta parecchio e se c'è questo alla base io sono convinto che questa stagione possa regalarci ancora tante emozioni. Poi magari alla fine non vinceremo lo stesso niente, però sono sicuro che con queste basi andremo lontano, ne sono abbastanza convinto. Quindi detto questo ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale ragazzi mi raccomando, che tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono. E detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Domani la vigilia di Real Madrid-Napoli e approfitto ragazzi per dire una cosa, io sto leggendo in giro che Real Madrid-Napoli è una partita, è un'amichevole perché ormai il primo posto è andato, non è assolutamente un'amichevole, assolutamente no, e ve lo dissi già nel post Union Berlin, Napoli Union Berlino. In Champions League tutte le partite sono importanti per il ranking, poi la cosa più banale, cioè se tu vinci, vinci dei soldi. C'è sempre il montepremi, mi pare, di 3 milioni a vittoria. Quindi no, non esistono amichevoli in Champions League. Specialmente in Europa in generale non esistono amichevoli. Perché vincere è sempre importante per i soldi e per il ranking. Ma in Champions ancora di più non esistono amichevoli. Quindi diffidate da chi vi parla di partita amichevole. Perché non è così. E poi ragazzi, la cosa più banale, ma se tu vinci a Madrid contro il Real, ma un'iniezione di fiducia, la consapevolezza di essere forti, non ve la dà secondo voi una vittoria al Bernabéu? Secondo me sì, ti aiuterebbe ancora di più vincere mercoledì a Bernabéu. Io sono di questo parere. Quindi, detto questo, noi ci vediamo domani e sempre e comunque, Forza Napoli!